Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa abbiamo parlato, io ho parlato tantissimo di un data breach in particolare, quello di Regione Lazio, quello che all'inizio era no, non è successo niente, poi era tutto un problema, eccetera. Pare che effettivamente ci sia stato il data breach, tu guarda che cosa strana, e pare che effettivamente sia stato, le misure non erano effettivamente abbastanza, tanto effettivamente che il garante ha sanzionato. Ma tu guarda che caso, e ne parliamo oggi, premesso. Io sono quello cattivo, Guido sarà nel suo ruolo istituzionale, quindi sarà una persona super partes come è sempre. Parliamo proprio di Lazio Crea e delle sanzioni nella nuova puntata di Garantismo. Ciao Guido. Ciao Matteo. Noi ci siamo visti ieri sera qui a Rimini e non siamo, io sono a Rimini ancora. Per un festival di cui avrei anche detto il nome se si fossero ricordati di invitarmi alla cena dei relatori ieri sera, ma quindi non farò pubblicità. Però, detto quello, solo che lui ha parlato stamattina e poi è scappato a Roma, io sono rimasto ancora qui. Guido, allora, premesso che, allora, facciamo un attimo il punto storico. Regione Lazio, Lazio Crea, ASL, Roma 3. Il data breach che era nella, se non mi ricordo male, cos'era? La notte tra il 31 luglio e il 1 agosto del 2021, un ransomware, un data breach, quello del famoso che non abbiamo mai capito se era vero o no, tramite un dipendente e roba varia. Tutto fatto a regola da no, perché eccetera, eccetera. Alla fine qualcosa che non andava, a quanto pare c'è stato, no? Visto che comunque avete. Come, irrogato, devo dire, ricordarmi che non si irrorano le sanzioni, ma si irrogano, continuo a sbagliarlo. Tre sanzioni di 270.000 euro, di 120.000 euro e di 10.000 euro, credo, a una delle realtà. Bravo. Allora, 200, 120 a chi doveva mettere a posto, 271 a Lazio Crea e 10 alla ASL, corretto? Quindi c'era qualche problema? Ah, sì, la storia dei data breach è sempre la stessa, no? Nel senso che quando viene notificato un breach, quando si ha notizia di un breach, all'inizio il titolare del trattamento è considerato, e credo che sia giusto così, l'aggredito e quindi la vittima. Dopodiché si apre una istruttoria che ha fondamentalmente l'obiettivo di valutare se quella vittima, diciamola in maniera tale che tutti possano capire fuori di giurisdizione, se l'è cercata o non se l'è cercata, il che naturalmente non toglie nulla alla illiceità dell'aggressione, ma aggiunge all'illiceità dell'aggressione e del comportamento, della condotta dell'aggressore, una eventuale illiceità anche dell'aggredito, nel senso che se l'aggredito avrebbe potuto e quindi dovuto fare qualcosa di più per proteggere, per quel che ci riguarda, i dati personali di cui è titolare o di cui è responsabile del trattamento e non lo ha fatto esponendo così ad un rischio diritti e libertà di una migliaia, centinaia di migliaia o milioni di persone, beh, insomma, naturalmente la posizione di quell'aggredito cambia perché resta vittima, ma diventa anche in parte carnefice. È lui vittima o lei vittima rispetto a chi lo aggredisce, ma poi ci sono le persone che sono vittime due volte rispetto all'aggressore e rispetto a chi avrebbe dovuto proteggere i loro dati personali, ma non li ha protetti abbastanza. Quello che è emerso in questa vicenda, della quale si può appunto serenamente parlare a questo punto, essendo uscito il provvedimento Sì, che ne parliamo abbiamo. perché è uscito, diciamo, ne parliamo perché è uscito il provvedimento, quindi non c'è più nulla di segreto né nulla. Sito del garante accessibile a chiunque e quello che diciamo e quello che è scritto lì dentro e per la verità è anche tutto quello che so, è la storia a questo punto giudiziaria o giuridica di questa vicenda del procedimento davanti al garante. E in questa vicenda quello che è emerso nel corso dell'istruttoria
rispetto ad un provvedimento che, per carità, come tutti i nostri provvedimenti, domani potrà essere impugnato, e quindi non è detto quello che quello che il garante pensa corrisponda ancora per sempre alla verità assoluta. Ma insomma, ciò di cui noi ci siamo convinti nel corso dell'istruttoria è che in effetti la Regione Lazio, per il tramite di Lazio Crea, sua società controllata delle cose della informatica, nella vicenda dell'estate del 21, del breach alla sanità del Lazio, nell'estate del 21 avrebbe potuto fare qualcosa di più. Fare qualcosa di più significa proteggere, adottare misure di sicurezza idonee a proteggere in maniera più efficace, in maniera più incisiva i dati personali sanitari, e per di più in questo caso trattati dalla Regione Lazio e da una pletora di soggetti, diciamo genericamente, del sistema sanitario regionale, che si appoggiavano tutti quanti su Lazio Crea in relazione alla fornitura dei sistemi informatici. Ne avrebbero potute far tante meglio, o almeno questa è la nostra la nostra conclusione a valle dell'istruttoria. Tra le altre, avrebbero potuto frazionare, compartimentare, tirar su delle dighe tra una serie di sistemi e database interconnessi, perché l'assenza di questa accortezza, che dal nostro punto di vista apparteneva all'epoca e appartiene evidentemente a maggior ragione oggi allo stato della tecnica, allo stato dell'arte, avrebbe se non altro, diciamo, limitato o l'impatto dell'aggressione, la dimensione dell'aggressione, o quantomeno avrebbe reso la vita più difficile all'aggressore. Insomma, quindi la conclusione è: si è vittima, ma è una vittima che avrebbe potuto far di più per proteggere le persone alle quali quei dati si riferiscono. Dopodiché si è discusso, si discute, ma lo si fa sempre in questa vicenda, e lo facciamo, per la verità, anche noi maniera sempre molto aperta nelle discussioni tra di noi, quando il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sono dei soggetti pubblici. Assolutamente. Vai. No, ok, quello è la cosa interessante che poi mi dice. Allora, per chi si fosse perso alcune cose, non vado di mia opinione, uno perché credo che mi querelerebbero se dicessi quello che penso veramente, e due perché, vediamo se riesco a metterlo qua, perché mi piace riprendere un po' di più qualcosa. Allora, riprendiamo cosa dice Italia Oggi. Sono in corse in Lazio Crea e Regione Lazio, pur con ruoli diversi e di responsabilità, sono in corse in numerose e gravi violazioni della normativa privacy, dovute in prevalenza all'adozione di sistemi non aggiornati e alla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate a rilevare tempestivamente le violazioni dei dati personali e a garantire la sicurezza delle reti informatiche. Non solo, Lazio Crea non ha posto in essere le azioni necessarie per la gestione corretta del data breach e delle sue conseguenze, in particolare nei confronti dei soggetti per i quali svolge compiti da responsabile del trattamento, a partire dalle numerose strutture sanitarie coinvolte. Ricordiamo che è una società di servizi che serve più realtà, e la Regione Lazio, dal canto suo, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto esercitare in maniera più efficace la vigilanza su Lazio Crea quale suo responsabile di trattamento, assicurando un livello di sicurezza adeguato ai rischi e alle protezioni di. Allora, questo l'ho letto, così a me non c'è. L'altra cosa, invece, ti ho fermato perché secondo me è la parte più interessante, perché ammetto candidamente la mia ignoranza, non lo sapevo nemmeno io. Abbiamo iniziato, quando ho detto con Guido, registriamo questa cosa, di quelle che sono le mini multe che avete dato, che sono veramente, secondo il parere di Matteo, basse in modo indecente. E Guido mi diceva: bella grazia, cioè sì, contento che noi multiamo, perché non è mica così normale nelle PA. E io non lo sapevo, quindi ti chiedo di spiegarlo come l'hai spiegato a me prima. Sì, cioè, in Italia è normale, ma il GDPR, la disciplina europea sulla protezione dei dati personali, in realtà
lasciava, lascia liberi i paesi membri dell'Unione di decidere se prevedere o non prevedere sanzioni pecuniarie anche indirizzate ai titolari del trattamento pubblici, non privati. E la scelta che hanno fatto la più parte dei paesi europei è una scelta che va nella direzione opposta rispetto a quella del legislatore italiano, cioè nella più parte d'Europa i nostri colleghi accertano regolarmente l'illecito posto in essere dalla pubblica amministrazione, dal soggetto pubblico, quale che esso sia, adottano, se utile, se necessario, un provvedimento correttivo, ma non sanzionano pecuniarmente la pubblica amministrazione per una serie di ragioni. Ma anche perché è una partita di giro, è la PA che si sanziona. Anche per questo, no? E quindi, diciamo, da questo punto di vista, la realtà è che GDPR alla mano. Mentre ci sono parametri molto ben determinati, anche se, come dire, assolutamente incapaci di garantire una uniformità poi dal punto di vista della quantificazione della sanzione in giro per l'Europa, però comunque ci sono parametri molto ben determinati per sanzionare i soggetti privati, i riferimenti famosi al 2, al 4% del fatturato globale anno, eccetera, non ci sono riferimenti altrettanto obiettivi al calcolo della sanzione pecuniaria per una pubblica amministrazione. Infatti, ti chiedevo qual è il fatturato di una PA. Il parametro che alla fine resta è un parametro che dice ma deve essere disincentivante, però il disincentivo, mentre è facilmente, diciamo, calcolabile se parametrato al bilancio di una società, cioè so come suggerirti di non farlo più se è la profondità della tua tasca che se questa valutazione deve rapportarsi alla profondità della tua tasca rispetto alla profondità della tasca di un soggetto pubblico che è, insomma, generalmente la tasca dell'erario in maniera diretta o in maniera indiretta, oggettivamente l'efficacia disincentivante o la determinazione della misura disincentivante della sanzione è molto difficile. Su cosa si scommette? Si scommette solo ed esclusivamente di fatto su un dato, e cioè sulla responsabilità pecuniaria. Noi accertiamo la responsabilità del soggetto pubblico, noi accertiamo la responsabilità della regione, noi accertiamo la responsabilità della società, noi accertiamo la responsabilità dell'ASL. Dopodiché all'interno quelle amministrazioni c'è evidentemente una organizzazione del personale, c'è evidentemente un dirigente che si è assunto responsabilità diverse in relazione alle condotte che vengono in rilievo nel nostro procedimento. Le persone, i dirigenti, i funzionari delle pubbliche amministrazioni non sono naturalmente in queste vicende nostri interlocutori, non sono i responsabili nella dimensione della privacy della violazione. Però siccome il loro comportamento può essere stato determinante nel generale per l'ente una sanzione pecuniaria, quello che talvolta capita, non capita sempre in maniera assolutamente scientifica, per tante ragioni diverse, ma quello che talvolta capita, comunque quello che prevede possa capitare il sistema, è che poi la Corte dei Conti vada dal singolo a chiedere conto del perché ha determinato per l'ente una perdita rappresentata dalla nostra sanzione. Allora, in questo senso... Il danno erariale? È quello? Reale, esatto, okay. Il danno reale, non la responsabilità della reale. Quindi in questo senso, diciamo, sanzioni che in effetti, se parametrate alla gravità dell'illecito e alle spalle larghe del soggetto che ha posto in essere quello privacy che accertiamo, sembrano, appaiono, possono anche essere effettivamente considerate sanzioni troppo modeste, però poi se rapportate allo stipendio del singolo dirigente, diciamo a quel punto effettivamente, cioè se domani capitasse che il singolo dirigente che fosse accertato ovviamente in altra sede, cioè Corte dei Conti, come responsabile di questa vicenda, deve farsi carico di quei 250.000 euro che rappresentano la sanzione, beh, insomma, rispetto a quel singolo dirigente sicuramente la sanzione sarebbe disincentivante. Quindi ecco, insomma, non è naturalmente un ragionamento
che sta nel GDPR in questi termini, però siccome dobbiamo andarci a cercare, dobbiamo andare a cercare di capire che significa disincentivante per un soggetto che non paga, detta male, di tasca sua, ma perché paga con i nostri soldi, ecco, questo è il parametro. Cioè, se domani ci troviamo a dover sanzionare l'Agenzia delle Entrate, è ovvio che se anche dicessi 10 milioni o 100 milioni, per un verso sarebbe poco e per altro verso pagheremmo tutti, ma soprattutto se dicessi 100 milioni e il sistema della responsabilità da danno erariale funzionasse, insomma, non avremmo mai un dirigente dall'altra parte in condizione di poter poi adempiere a questa obbligazione. Quindi questo è più o meno il meccanismo, dopodiché siamo i primi a riconoscere, ce lo diciamo spesso anche nelle riunioni tra di noi, che in effetti mentre è, diciamo, relativamente facile, non facilissimo, identificare la misura della sanzione per i soggetti privati, per i soggetti pubblici cerchiamo di utilizzare, diciamo, questo parametro e quello del buon senso, ma non è detto che si faccia sempre bene o sempre meglio. Poi teoricamente a seconda del dovrebbe una cosa del genere, a seconda delle singole, non sto parlando di questo caso, ma in generale quando la sanzione è sulla PA, determinare anche questa responsabilità, tutta una serie di conseguenze su bonus, scatti di carriera e cose varie, suppongo. Assolutamente sì. In linea teorica. Sì, diciamo sempre in linea teorica, probabilmente un giorno capiterà o capiterà sempre di più a man mano che queste questioni verranno percepite anche dalla gente con il rilievo che conta, diciamo a tutto questo si affianca una responsabilità politica, no? Nel senso che comunque c'è qualcuno che indica le priorità a quell'ente e insomma probabilmente se queste cose capitano è anche perché la priorità di questo genere di questioni non è indicata ad un livello sufficiente. Quindi, insomma, diciamo, esiste un sistema di responsabilità indiretto, direi, che segue o che può seguire in maniera non certa le nostre sanzioni, che secondo me fa sì che anche quella che appare e che è rapportata alla sanzione che avremmo irrogato a parità di condizione ad un soggetto privato con le spalle altrettanto larghe è sicuramente sanzione modesta, insomma, diciamo, rende questa sanzione modesta forse comunque disincentivante. Direi che stiamo registrando mercoledì, questo uscirà giovedì, noi non ci vediamo lunedì questo, che tanto non ce la faremo mai a fare due video in tre giorni, cioè siamo consci dei nostri limiti, ci vedremo il lunedì dopo. Spero che sia stato un po' più chiaro, perché ti giuro che senza problemi nel dire che per alcune cose io sono ignorante come una capra, non ero a conoscenza di questa parte. Se non lo eravate anche voi, commentate qui sotto, dite ciao a me o a Guido. Guido, grazie mille, ciao a tutti, grazie, ci vediamo la prossima volta, e la prossima volta sarà lunedì, quello dopo. E basta, alla prossima, ciao ciao. Oh, ciao a tutti.